Buongiorno, sono ancora Daniela da Milano, infermiera. Per darvi un aggiornamento della situazione veramente drammatica che stiamo vivendo qua a Milano e in Lombardia. Prima cosa, anche la struttura dove lavoro io è stata adibita alla ricezione dei pazienti Covid. Non intensivi, ma comunque gravi. Quindi anche noi ci siamo trovati a lavorare in una situazione di totale emergenza. Il problema è che tanto personale nostro è a casa già positivo di Covid, quindi siamo in pochi a gestire tutto. Il bello è che ci si fa forza a vicenda e si affronta la quotidianità per come è. La situazione a Milano è che finalmente stiamo concludendo la costruzione di questo ospedale, l'ospedale San Raffaele, di questo ospedale creato solo dalle donazioni dei cittadini e di Chiara Ferragni e Fedez. Sarà pronto a giorni e lì verranno accolti tutti i pazienti di terapia intensiva provenienti dalle province di Bergamo e Brescia, che sono quelle in questo momento decisamente fuori controllo. Da noi sono arrivati e arriveranno pazienti sempre da quegli ospedali di quelle province, lavoriamo tutti stressatissimi con una tensione altissima, la tensione psicologica è alle stelle. E la situazione purtroppo non si riesce a contenere in tutta la regione Lombardia perché i contagi sono tantissimi, i morti. La situazione è inimmaginabile. Io vi saluto e speriamo sempre in bene, dai, forza!